proteste al centro vaccinale di Lughignano di Casale, centinaia di persone in coda per ore, c'è chi torna a casa, disagi segnalati anche a Riese, Pio X e Villa Orba. Il direttore generale Benazzi tra poco in diretta spiega che cosa è accaduto nel pomeriggio, molti messaggi di convocazione spediti all'ultimo a causa delle defezioni di anziani, intanto sabato Vax Day per la classe 35. L'accoltellamento di Mogliano, Marta Novello è stata sentita dai carabinieri e dal pubblico ministero oggi pomeriggio, per la prima volta ha potuto raccontare la sua verità. 3 anni e 8 mesi di reclusione per il 56enne bellunese accusato dell'attentato dinamitardo al PAM di Treviso lo scorso novembre, agì per vendetta nei confronti del direttore. L'assessore di Treviso Christian Schiavone in isolamento a causa del Covid, per il virus era morto il papà Walter a gennaio, l'appello prestate la massima attenzione. 6 nuove attività aperte grazie al bando rilancio del comune di Treviso, sale quindi a 27 il numero complessivo di nuovi negozi che hanno potuto aprire nei locali sfitti. L'ATER mette all'asta 24 alloggi di edilizia popolare in tutta la Marca, la vendita sarà aggiudicata solo per l'acquisto della prima casa, occasione per coppie giovani e famiglie. Oltre 850.000 voti online, oggi l'annuncio del logo ufficiale che ha vinto la competizione per rappresentare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso, l'avete sentito dai titoli, quello di oggi è stato un pomeriggio di caos al centro vaccinale di Lughignano di Casale sul Sile, centinaia di persone, soprattutto anziani, in coda per ore, disagi segnalati anche a Riese e Villorba. C'è chi è tornato a casa, chi ha atteso il proprio turno senza sapere se alla fine avrebbe ricevuto il vaccino ed è montata la protesta. Vediamo. Si prepara il 4, il 5 e il 6. Siete in coda da tanto? Sì, tantissimo. Uno schifo questa gente qua che hanno bisogno di andare a casa. Non è possibile. Ore 16, punto vaccinale al centro sportivo di Lughignano di Casale sul Sile. Centinaia di persone in coda in attesa del proprio turno. Sono tutti anziani e persone fragili. 90 anni la signora, 93 il signore. 3:15 l'appuntamento, alle 4 l'appuntamento. Non si sa a che ora si va dentro. Se non vi distanziate. Vedo che sono quelli delle 4, quelli delle 3, 3 e 10, tutto. Hanno sbagliato di chiamare oggi. Nel senso, noi abbiamo ricevuto il messaggio domenica sera. Loro l'hanno ricevuto alle 2:30 oggi di presentarsi alle 3:30. Ma e c'era già tutto questo, cosa li hanno chiamati a fare? C'è chi aveva l'appuntamento da domenica, chi l'ha ricevuto oggi pomeriggio. E mi hanno chiamato alle 2:25 con l'appuntamento alle 4:10, 4:20. È una vergogna. Sotto il sole, con problemi, perché evidentemente problemi. Siamo vecchi, non giovani. Hanno fatto l'invito a persone con più patologie, quindi cardiopatie severe, diabete, insufficienza renale, di presentarsi dall'oggi al domani presso questo centro. Ma sono disorganizzatissimi. Non so come fanno a dare gli appuntamenti alle 4, mi hanno chiamato alle 4 per le 5:10 e trovo 300-400 persone qua, tutte accalcate. Sul posto anche il sindaco Stefano Giuliato. Il problema nasce dal fatto che ci sono persone che sono state prenotate, hanno ricevuto la prenotazione domenica per oggi, però abbiamo trovato moltissime persone che hanno ricevuto un sms oggi verso le 14 e le 15 e quindi da Maserada, da Villorba, da Spresiano si sono riversate verso il centro vaccinale di Casale e questo sta creando un grosso problema di assembramento. Stiamo intervenendo a supporto della protezione civile con la polizia locale e i carabinieri di Casale. Ecco, allora questa è la situazione oggi pomeriggio a Casale sul Sile. Abbiamo in collegamento Skype il direttore generale dell'ULS della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buonasera direttore, grazie per essere con noi. Buonasera. Allora abbiamo visto insomma nelle immagini quello che è accaduto oggi pomeriggio, ma che cosa è successo? Come mai così tante persone in coda con i conseguenti disagi insomma che si sono verificati? Sì, no, intanto mi scuso, ci scusiamo. Cosa è successo? Oggi verso le 14:13:30 abbiamo fatto una valutazione in base
alle persone presentate. Noi avevamo oggi in programma di fare 6.000 persone, soprattutto con Pfizer, essendo persone fragili, e alle mezzogiorno e mezza c'erano 2.028 persone, per cui è stato pensato di mandare via dei messaggi velocemente per riuscire ad arrivare a quel numero. Chiaramente di solito quando si mandano questi messaggi si pensa che possa arrivare il 40-50% delle persone, come è avvenuto, e purtroppo invece giustamente si sono presentate tutte, e questo ha creato un grande disagio di cui ci scusiamo veramente. Non succederà assolutamente più, per fortuna da giovedì parte il portale, quindi riusciremo a mettere dentro la gente, però avevamo veramente paura. Ah, ecco, allora abbiamo qualche problema di essendo... linea con il direttore, è caduto il collegamento, riusciamo a ripristinarlo? Fatemi sapere dalla regia se riusciamo. In attesa di vedere allora se riusciamo a ripristinare il collegamento con il direttore generale dell'ULS Francesco Benazzi, vediamo intanto il punto stampa di oggi del presidente della regione Zaia, che ha fatto il punto sui ritardi dei vaccini. AstraZeneca slitta a giovedì, Pfizer addirittura a sabato, quindi appunto Zaia ha lanciato nuovamente l'allarme che potrebbe in qualche maniera naturalmente scombinare la campagna vaccinale. Sentiamo. Ho chiesto ai direttori che ogni ULS dovrà avere, chiudendo sta settimana l'operazione, dalla prossima, un punto vaccinale aperto fino a mezzanotte, quindi vaccini di notte. Centri vaccinali aperti fino a mezzanotte, operatori arruolati nel futuro più prossimo anche per vaccinare in modalità drive-in, come avvenne per i tamponi. Tutto questo un piano completo cui si aggiungono i medici di base. Qui la regione ha affidato la fascia 70-79 anni e i farmacisti, per i quali si attenderà probabilmente Johnson & Johnson. È chiaro che la vaccinazione in farmacia, secondo me, è sicuramente auspicabile, prevedibile con Johnson & Johnson, quindi da quando ci arriva Johnson & Johnson, quindi dal 19 insomma, di aprile in poi, perché chiaramente una sola dose e anche perché comunque un vaccino molto più maneggevole. Vaccini somministrati anche a Pasqua, il portale da giovedì sarà aperto per 400.000 utenti, comprese le persone con disabilità. Vi annuncio già che le categorie saranno gli over 80, quindi gli over 80 e i fragili. Una pianificazione senza punti deboli, che rimane però appesa al filo, sottilissimo pare, della certezza delle forniture, da cui dipenderà anche l'avvio della campagna vaccinale nelle aziende. Il presidente Zaia ha annunciato i primi ritardi. Sembra che non arrivi AstraZeneca domani. Arriva giovedì. La fornitura Pfizer promessa per alcune ULS non è arrivata, costringendole a chiedere aiuto ad altre. L'apertura di accompagnatori over 65 vaccinati a centinaia in questi giorni invece è in scadenza. Lasceremo ancora questa settimana il tema degli accompagnatori libero, dopodiché quando si andrà a regime con la prenotazione dovremo chiedere che tutti si prenotino, perché a quel punto, l'avete visto, è un gioco da ragazzi prenotarsi. A breve il governo sarà chiamato a redigere il nuovo DPCM che entrerà in vigore subito dopo Pasqua e sul quale Zaia chiede condivisione massima con le regioni. La prossima settimana invece sarà convocato il tavolo con i farmacisti per applicare anche in Veneto l'accordo chiuso a livello nazionale. Non super fragili, 6 euro a inoculazione e possono fare la vaccinazione, quindi possono effettuare l'inoculazione anche i farmacisti previo a questo corso che è stato fatto dall'Istituto Superiore di Sanità. Eccoci, allora abbiamo ripristinato il collegamento con il direttore generale dell'ULS 2 Benazzi, rieccoci in diretta. Direttore, ci ha spiegato appunto quello che è accaduto quest'oggi, disagi che non si verificheranno più con l'entrata in vigore del sistema nuovo di prenotazioni del portale, giusto? Assolutamente sì, perché in questo modo potranno inserirsi le persone,
potremmo, nel momento in cui si creano dei buchi, quindi fare degli overbooking, prendendo una lista sempre di prenotati, inserendoli noi, in modo tale da avere le persone giuste e quindi senza code, senza far aspettare le persone. Oggi è successo, e mi dispiace veramente, questa giornata così convulsa, perché rischiavamo di avere dosi aperte e non poterle utilizzare. Quindi abbiamo pensato di chiamare persone, ovviamente delle categorie, mi dispiace, ma l'indicazione è over 80, chiaramente persone comunque con patologie, ipertensione, eccetera, diabete. Purtroppo non avremmo mai immaginato che un messaggino mandato via alle 2 del pomeriggio portasse ad avere tanta gente così, che arrivava più di quella che noi potevamo prevedere e che naturalmente mai era arrivata a tal punto. E ecco, direttore, ma alla fine tutte queste persone sono riuscite comunque ad avere la vaccinazione? E noi siamo ancora in collegamento, ci stiamo muovendo sulle sedi e devo dire che sì, il vaccino c'è, dobbiamo fare, tutti quelli che restano verranno fatti. Quelli che sono andati via e che abbiamo anche contattato, li chiameremo chiaramente per giovedì in modo tale da recuperare tutte le persone, e mi scuso ancora per quello che è successo veramente di cuore. Ecco, direttore, capiamo naturalmente che non è facile ovviamente gestire una situazione di questo tipo, anche perché l'abbiamo sentito dalle parole poco fa del presidente Zaia, c'è anche questa grande incognita delle forniture vaccinali, no? Cosa possiamo dire per i prossimi giorni? Stiamo tranquilli, insomma, si riusciranno a fare tutte le vaccinazioni programmate nonostante questi ritardi di cui ha parlato il governatore Zaia nelle forniture? Allora, come da quello che noi possiamo sapere, i vaccini dovrebbero arrivare tra domani e postdomani, e quindi l'importante è avere la piattaforma, perché così possiamo ovviamente far registrare le persone in base al numero di vaccini che abbiamo e non creare quindi più situazioni di questo tipo, situazioni dove siamo costretti a chiamare le persone e dire che i vaccini non ci sono. La programmazione dal sito serve proprio questo, dalla piattaforma, per evitare questi disguidi e per evitare che le persone anziane stiano in fila, calcate, eccetera, quindi creando ovviamente dei grandi disagi a queste persone. Per cui io credo che la piattaforma è fondamentale, e poi i vaccini stanno arrivando, per cui in qualche modo riusciremo a dare delle risposte a tutti, assolutamente a tutti. Direttore, io la ringrazio, grazie per il collegamento, buon lavoro naturalmente grazie. Queste giornate sicuramente molto impegnative per tutte, per tutti, per il personale sanitario naturalmente in primo luogo. Grazie. Grazie, buona serata. Noi ora vediamo quello che è il nostro sondaggio di questa sera, che è dedicato ad un argomento diventato di grande attualità in queste ore, quello dei sanitari no vax. Sanitari no vax, una legge per imporre il vaccino in corsia, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Come sempre fate uno squillo al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore verde, se per voi la risposta è sì, su quello che vedete sulla barra di colore rosso se per voi la risposta è no. Come sempre la chiamata è gratuita e vedremo insieme il risultato questa sera nel corso della puntata di Ring in onda a partire dalle 21:15. Dicevamo argomento di attualità in queste ore, perché è successo un caso in una RSA della provincia di Treviso, appunto Casa Fenzi a Conegliano, dove si è verificato un focolaio innescato da alcuni operatori sociosanitari che avevano rifiutato il vaccino. Qualche problema come direttori ce l'abbiamo. Confidiamo veramente in un intervento nazionale, che sia il governo a imporre la vaccinazione per queste persone. Il nodo delicatissimo che pone l'accento sulla necessità di rendere obbligatorio il vaccino per chi lavora in ambienti e strutture sociosanitarie sarà sciolto con tutta probabilità domani in Consiglio dei Ministri. Sarà un decreto, come si augurano tutti i direttori di IPAB, a stabilire come comportarsi in caso di dipendenti novax. A Casa Fenzi, l'ultimo caso in ordine di tempo, due operatori non vaccinati si sono contagiati infettando 4 ospiti, per i quali fortunatamente ha funzionato lo scudo dell'immunizzazione ricevuta. Bisognerebbe capire se effettivamente nelle persone anziane vaccinate si sono sviluppate gli anticorpi,
se la risposta c'è stata oppure no, perché ci può anche essere una non risposta. Infatti si sa benissimo che tutti i vaccini non hanno una valenza al 100%. Ora l'US2 partirà con lo screening per tutti i 192 ospiti e dipendenti, 150, 20 dei quali hanno rifiutato il vaccino. Il direttore Gianni Zorzetto ha già confermato che alcuni di questi operatori si sono convinti alla vaccinazione. I due contagiati avevano un contratto in scadenza con oggi. Senza un intervento nazionale non è sempre facile per un dirigente, conferma Frezza, spostare o demansionare i suoi dipendenti. Piccoli, questi fanno fatica a farlo, perché se hai degli operatori che non si sono vaccinati e li togli dall'assistenza diretta, qualcun altro deve prestare questa assistenza. La cronaca ora con l'accoltellamento di Mogliano. Marta Novello è stata sentita dai carabinieri e dal pubblico ministero oggi pomeriggio in ospedale. Per la prima volta ha potuto raccontare la sua verità. Finalmente Marta ha potuto parlare. La 26enne accoltellata lunedì scorso a Marocco di Mogliano da un ragazzino di 15 anni nel tentativo, ipotesi più accreditata, di rapinarla mentre faceva jogging, è stata ascoltata nel pomeriggio per 3 ore. Il via libera è arrivato dal PM in mattinata dopo che la ragazza, le cui condizioni si erano stabilizzate dopo il delicato intervento chirurgico cui era stata sottoposta, era stata trasferita dalla terapia intensiva al reparto di seconda chirurgia. Per lei è iniziato un lungo percorso di riabilitazione fisica e psicologica, tanto da ritenere ora maturo il tempo per poter essere sentita e raccontare la sua verità. Solo Marta potrà confermare il capo d'accusa della tentata rapina. Come è andata veramente quella sera? Che cosa le ha detto quel ragazzino quando si è avvicinato? In che momento ha estratto il coltello? Per ora nessuna notizia trapela dagli investigatori. Questo pomeriggio i genitori non erano con lei. Marta è stata sentita dai carabinieri di Treviso guidati dal comandante Ermanno Magistris, dal reparto analisi criminologiche di Roma e dal PM. La sua testimonianza sarà decisiva per la posizione del quindicenne accusato anche di tentato omicidio, ora in carcere. Enrico Sorarul, 56enne, bellunese senza fissa dimora, responsabile dell'attentato dinamitardo al supermercato PAM di Treviso, avvenuto l'8 novembre del 2020, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione. È la sentenza del processo con rito abbreviato tenutosi oggi. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni. Il rito abbreviato ha consentito a Sorarul di usufruire dello sconto di un terzo della pena. Secondo le indagini, a spingere l'attentato ad agire non sarebbero stati fini politici, ma uno spirito di vendetta nei confronti della direzione del market, che l'aveva denunciato per alcuni furti commessi proprio ai danni del supermercato trevigiano. Ha partecipato alla conferenza stampa del bando rilancio l'assessore Christian Schiavon, in isolamento a casa a causa del Covid, affaticato dal virus. Lancia un appello a continuare a prestare la massima attenzione, perché il Covid, dice, è davvero subdolo. Scusate la voce, ma ho un po' di fatica nel dare ossigeno alla testa. Come ha detto Andrea prima, sono a casa in convalescenza. Con la voce affaticata ha partecipato brevemente via web alla conferenza stampa di presentazione del bando rilancio del comune di Treviso. L'assessore Christian Schiavon si sta riprendendo dal Covid dopo giornate difficili, sta un po' meglio. Non sono stato ricoverato, ma il Covid è davvero una brutta bestia, dice l'assessore, che non riesce ancora a capire dove possa essere stato contagiato. Sono sempre stato attentissimo, soprattutto dopo quello che è successo a mio papà. Suo padre, Walter, conosciutissimo nella Marca, se n'è andato lo scorso gennaio a causa del Covid, che l'ha portato via a 71 anni, nessuna patologia e una vita attivissima. Ora, ad aver incontrato il virus, non sa come, è il figlio Christian. Sono molto affaticato, ma va meglio, dice, ed in questi giorni sono molti i messaggi di incoraggiamento che arrivano all'assessore. E 6 nuove attività sono state aperte grazie al bando rilancio del comune di Treviso. Sale quindi a 27 il numero complessivo di nuovi negozi che hanno potuto aprire nei locali sfitti. Noi facciamo delle biciclette particolari, comunque sono grandi davanti, che serve a trasportare senza andare nei dettagli un po' tutto. È andata veramente così bene che
ho aperto un'altra attività, un altro progetto. C'è chi ha aperto un negozio di bici cargo, chi ha deciso di raddoppiare l'attività di web design e poi un negozio per la toelettatura di animali, una galleria d'arte orientale, un negozio di quadri e cornici ed uno di tatuaggi. Sono 6 le nuove attività aperte grazie al bando Rilancio Treviso 2021, destinato ad aiutare con contributi a fondo perduto nuove attività produttive o commerciali nei locali sfitti. 55.400 euro i fondi erogati per questa nuova tranche, che porta a 27 nuove aperture in città, ma le richieste fioccano. Non riusciamo a finanziare le risorse per queste attività che già vengono esaurite. È così che abbiamo già disposto un incremento ai fondi per i contributi a fondo perduto per l'apertura di nuove attività, che riporteremo a 100.000 euro. Un bando che non vuole essere un regalo ma un investimento per la città e si propone di seguire le nuove imprese anche dopo l'apertura. Non parliamo più di fondo perduto mero, ma parliamo di vera e propria investimento reciproco. Noi crediamo sui nostri imprenditori, i nostri imprenditori credono sulla città e insieme alle altre categorie economiche cerchiamo di guidare per questo percorso che dovrebbe portare alla fine del nostro primo mandato amministrativo con oltre 60 attività nuove ed è la più grande risposta agli sfitti. Io ci credo, altrimenti non avrei fatto questo, anche grazie a voi, anche grazie a questo contributo che ci è stato dato. Che devo dire, speriamo bene. Linea alla regia ora per la pubblicità. A tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. L'ATER mette all'asta 24 nuovi alloggi di edilizia popolare. La vendita sarà aggiudicata solo per l'acquisto della prima casa. Un'occasione dunque per giovani coppie e famiglie. Abbiamo già avuto segnali di curiosità da parte di giovani coppie che si sono già rivolti ai nostri uffici tecnici. Suscita interesse la pubblicazione del bando con il quale l'ATER Treviso mette all'asta 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica che verranno aggiudicati esclusivamente a coloro che intendono acquistare una prima casa. Quindi è un motivo, un modo, anche un tentativo di dare delle risposte magari a delle giovani coppie che non riescono ad andare a comprarsi una casa sul libero mercato. Si tratta di appartamenti e villette a schiera sparsi fra Treviso, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Spresiano, Caerano San Marco, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto, Carbonera, Silea e Susegana, con una base d'asta che varia dai 29.000 ai 78.000 euro. L'ATER Treviso assicura che gli alloggi sono immediatamente disponibili e liberi da ipoteche. Gli aggiudicatari dovranno aggiungere al prezzo l'IVA, le spese del rogito e le tassazioni inerenti alla compravendita. Gli immobili potranno essere visionati a partire dal 13 aprile e fino al 3 maggio. La presentazione delle offerte si concluderà il 7 maggio e le aste si terranno nel periodo tra l'11 e il 18 maggio. Il bando e il calendario delle visite degli alloggi, comprese tutte le informazioni necessarie alla partecipazione all'asta, sono disponibili sul sito dell'ATER Treviso. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Il Covid ha influito pesantemente sul bilancio dell'ULS Dolomiti, l'ha detto oggi la dirigente amministrativa dell'azienda sanitaria riconfermata nel suo ruolo. Lo vedremo a fine anno, ma chiuderemo purtroppo con una perdita d'esercizio. Nonostante le procedure agevolate garantite dall'apporto di azienda zero, gli uffici amministrativi di US Dolomiti hanno dovuto cambiare totalmente modo di lavorare in questo anno di pandemia che ha inciso e non poco sul bilancio dell'azienda sanitaria. Lo afferma Rosanna Zatta, riconfermata nel suo ruolo di direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria delle Dolomiti. Un elemento di continuità nella gestione Carraro scelto per i settori economico, amministrativo e gestionale di ULS 1, mentre alla direzione sanitaria da ULS 4 arriva la dottoressa Maria Caterina De Marco, esperta nell'implementazione di sistemi informatici e di telemedicina. Si può portare direttamente la medicina a casa del paziente. Immaginate che ci sono tutta una serie di strumenti semplici da utilizzare sia dal personale infermieristico che dal personale, insomma, dell'assistenza domiciliare
con il quale si possono fare i monitoraggi dei pazienti direttamente a casa, senza necessariamente farli spostare. La telemedicina dunque come soluzione alle necessità del territorio, quello di montagna in modo particolare, profondamente segnato dal coronavirus, ma che da questa emergenza ha tratto insegnamento su pratiche di controllo e monitoraggio a distanza. La situazione epidemiologica nel bellunese resta la sorvegliata speciale. Una situazione che guardiamo con particolare attenzione, non abbiamo una pressione come a novembre, però è una situazione che non ci fa stare molto allerta, molto molto vigili. Con la giusta soddisfazione Carraro ha appreso dell'ottima performance guadagnata sul campo da US 1 dall'avvio della campagna vaccinale. Credo che questo sia il risultato di un lavoro che è stato davvero fatto insieme, buttando tutti quanti un po' il cuore oltre l'ostacolo, però ce l'abbiamo fatta. Ed ora parliamo di scuola. Il sindaco di Val di Zoldo ha formalizzato la sua richiesta al presidente del Consiglio dei Ministri di delegare ai sindaci la facoltà di riprendere l'attività scolastica in presenza per tutto il primo ciclo di istruzione. Vediamo. Come altri comuni montani, Val di Zoldo ha una densità di popolazione molto bassa anche a causa dell'emigrazione stagionale all'estero. Il numero degli studenti è esiguo, sono complessivamente 128 fra scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria. Solo 37 alunni frequentano la seconda e terza media. Il trasporto scolastico è gestito internamente e riorganizzabile a seconda delle esigenze. L'indice di riempimento degli scuolabus non supera l'80%. Questa è la fotografia che il sindaco Camillo De Pellegrini ha inviato al presidente Draghi, a cui ha formalizzato la richiesta di delegare ai sindaci la facoltà di riprendere l'attività scolastica in presenza per tutto il primo ciclo di istruzione, oltre che per la scuola dell'infanzia. Per noi è, lo definisco con una parola forte, assurdo lasciare a casa 37 ragazzi che sono quelli di seconda e terza mentre gli altri vanno a scuola. Quindi la richiesta è un po' questa, date fiducia anche ai sindaci che nei loro territori possono comprendere magari meglio le situazioni. Una battaglia che va oltre l'enunciazione del principio di autonomia per De Pellegrini, che osserva un livello di diffusione del contagio da Covid attualmente basso nel suo comune, contrariamente a quanto rilevato lo scorso dicembre, quando le scuole però restarono aperte. Credo che dopo un anno e più di pandemia alcune logiche debbano essere importate anche nell'applicazione delle misure. Il primo cittadino segnala al presidente Draghi la persistente presenza di divario digitale dovuto alla scarsa connettività di alcune zone del territorio comunale, che comporta gravi disagi agli studenti nella fruizione della DAD, una situazione che accomuna i territori disagiati di montagna. Mi rendo conto che un povero sindaco di montagna che si permette di scrivere al presidente del Consiglio è una cosa un po' forte. Di fatto però credo che non rimanga altro. Oltre 850.000 voti online, oggi l'annuncio del logo ufficiale che ha vinto la competizione per rappresentare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Hanno vinto il color ghiaccio e quella stilizzazione elegante. Ha vinto un nome che richiama i grandi progetti, la voglia di guardare oltre. Più di 850.000 voti online dopo il lancio della gara per la prima volta nella storia tutta virtuale e il 75% delle preferenze da ogni parte d'Italia e da altre 168 nazioni ha premiato in poco più di due settimane Futura, il logo ora ufficiale di Milano Cortina 2026. Vittoria sull'altro emblema in concorso, Dado, che presentava i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontati da un fiocco di neve azzurro. In tempo di pandemia anche l'annuncio è stato virtuale al Salone d'Onore del CONI in collegamento con la sede lombarda di Milano Cortina. Padrone di casa è il numero uno del CONI Giovanni Malagò e la neo sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Un cielo eccezionale. Un logo che si sdoppia accanto a quello color ghiaccio delle Olimpiadi, una variante con i colori dell'aurora boreale per le Paralimpiadi. Futura. Perché il futuro è una vittoria di tutti. Anche in piena guerra al Covid è tempo di pensare al futuro e la metà veneta del grande progetto sa che il traguardo si avvicina sempre di più. È il territorio del Veneto, la città di Cortina si stanno preparando al meglio, un grande lavoro di sinergia, un lavoro di squadra che è quello che poi ha consentito alle due città e alle due regioni di vincere e di avere l'assegnazione di queste fantastiche Olimpiadi. Un
Una notizia di servizio ora per tutte le persone che si trovano in una situazione di difficoltà. Anche in zona rossa il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi di Rete Veneta al Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso, sarà aperto mercoledì per consentire alle centinaia di famiglie bisognose che ogni settimana vi si recano di ritirare la borsa della spesa. Anche in zona rossa quindi Banco Solidale in via Caldibreda sarà aperto mercoledì dalle 9 alle 17 con orario continuato, sempre possibile quindi raggiungerlo trattandosi di una motivazione di necessità. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione di questa sera. Torna come ogni martedì a partire dalle 21:15 l'appuntamento con Ring, presenti questa sera con Ferdinando Avarino, Carlo Nordio, editorialista del Gazzettino, il senatore Andrea Ferrazzi, l'onorevole Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega, Marco Bonet del Corriere del Veneto e poi Federica Toffanin, Ilaria Marchiori, giornaliste. È tutto dunque per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Ben ritrovati al meteo. Ultimo giorno del mese di marzo con l'anticiclone ancora ben saldo sull'Italia, a garanzia di un bel tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un contesto decisamente asciutto e stabile con un ampio soleggiamento come vediamo un po' su tutti i settori della nostra regione e il cielo sarà sereno o velato. Locali foschie in pianura nelle ore più fredde. Temperature dal sapore tipicamente estivo, minime tra 5 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 24 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con il sole che sarà assoluto protagonista, il cielo sarà sereno solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 19-23 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno a 7-9 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.